Un saluto a tutti i lettori di Telefonino.net. Oggi proviamo l'iPad mini con display Retina, la seconda generazione del tablet di Apple, dotato di un display da 7.9 pollici di diagonale basato sul sistema operativo iOS 7. La dotazione è quella classica degli iPad. All'interno troviamo il solo caricabatterie con porta USB. Abbiamo una graffetta utile per l'estrazione del cassettino della SIM, che è in formato nano, il nostro in iPad mini Wi-Fi più cellular, dei cartoncini di istruzione rapide, gli immancabili adesivi con il logo di Apple. Abbiamo poi il cavo dati USB Lightning. Mettiamo la confezione da parte. Per quanto riguarda dimensioni estetiche e peso, abbiamo praticamente le stesse rispetto alla generazione precedente. Abbiamo quindi 200 mm di altezza per 134.7 mm di larghezza per 7.5 mm di spessore. Il peso è di 341 grammi per questa versione Wi-Fi più cellular e 331 grammi per la versione solo Wi-Fi. Sul lato posteriore abbiamo un monoscocca in alluminio con questo inserto in plastica dove ci sono le antenne. Lateralmente abbiamo i due tasti per la regolazione del volume, lo switch per l'esclusione del via voce di sistema oppure per evitare la rotazione del display. Possiamo scegliere l'impostazione tramite menu. Un po' più in basso c'è il cassettino per la SIM, sul lato inferiore i due altoparlanti di sistema stereo con il connettore Lightning, lato sinistro completamente pulito, mentre sulla parte superiore abbiamo il jack audio da 3.5 mm, i due altoparlanti per la registrazione dell'audio, il tasto di accensione, spegnimento e blocco e la fotocamera da 5 megapixel. Sulla parte anteriore invece abbiamo il sensore di luminosità e una fotocamera da 1.2 megapixel, oltre all'immancabile tasto Home. La parte anteriore è realizzata in vetro antigraffio con rivestimento olio repellente a prova di impronte. Una delle novità più importanti di questo iPad mini è proprio il display, un Retina IPS LED da 7.9 pollici di diagonale con una risoluzione di 2048x1536 pixel, praticamente la stessa che abbiamo sull'iPad Air. La densità è di 326 ppi. Decisamente molto buona la visibilità di questo display anche alla luce diretta del sole, molto buono anche l'angolo di visione, non si perdono decisamente i colori quando lo incliniamo e anche la tonalità dei colori a mio avviso risulta un po' più naturale rispetto all'iPad Air. Abbiamo infatti dei colori leggermente meno saturi, soprattutto in queste immagini possiamo sicuramente ammirare la bellezza di questo display, a mio avviso decisamente il punto di forza di questo iPad mini. Per quanto riguarda invece la dotazione hardware, anche in questo caso siamo in linea con l'iPad Air. Abbiamo quindi il processore A7 con architettura 64 bit, che è un dual core da 1.4 GHz con una GPU PowerWRG 6430. Presente anche qui il coprocessore di movimento M7, utile per applicazioni di fitness e contapassi, ed 1 GB di memoria RAM che permettono ad iOS 7 di girare in maniera decisamente molto molto fluida in qualsiasi applicazione noi stiamo utilizzando. E ho notato solo qualche leggerissimo microscatto quando dal multitasking torniamo ad un'applicazione. Solo in questo caso ci sono questi leggerissimi microscatti che tra l'altro sembra che siano stati decisamente ridotti nella versione beta di iOS 7, la 7.1, che in questi giorni è stata rilasciata agli sviluppatori e che dovrebbe essere rilasciata pubblicamente nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece la memoria a disposizione dell'utente, abbiamo tagli da 16 a 128 giga. Questa versione Wi-Fi più cellular supporta le 4 bande GSM, GPRS ed Edge, 6 bande UMTS HSPA Plus ed abbiamo l'LTE multibanda a 13 bande. In Italia sono supportate quelle 800, 1800 e quella 2600 MHz. Per quanto riguarda invece la connettività, abbiamo il Wi-Fi ABGN Dual Band 2.4 GHz e 5 GHz con tecnologia MI-5.
IMO, che offre un sistema di antenne multiple che serve a migliorare la ricezione generale. Abbiamo inoltre anche il Bluetooth 4.0 e la porta Lightning. Anche sull'iPad mini con display Retina è possibile il mirroring del display su una Apple TV di seconda e terza generazione tramite AirPlay, e su questa versione Wi-Fi più cellula è possibile la condivisione della connessione 3G tramite Wi-Fi, Bluetooth oppure tramite porta USB. Per quanto riguarda invece i sensori, abbiamo un giroscopio a tre assi, l'accelerometro, una bussola digitale e in questa versione Wi-Fi più cellula il ricevitore GPS assistito. Per quanto riguarda invece la batteria, abbiamo una polimeri di litio da 6471 mAh a 23,8 Wh, che anche in questo caso, come nell'iPad Air, ci ha permesso di raggiungere i valori effettivamente dichiarati da Apple, quindi parliamo di circa 10 ore di navigazione in Wi-Fi, oppure di riproduzione video o riproduzione audio, e circa 9 ore di navigazione su web utilizzando la rete dati cellulare. L'iPad mini con display Retina è basato su iOS 7 con architettura a 64 bit, sistema operativo che è stato completamente rivisto dal punto di vista estetico da Apple, con icone completamente ridisegnate, così come le applicazioni di sistema. Sono arrivate una serie di nuove funzionalità, vi ricordo al volo il nuovo centro di notifiche e il nuovo centro di controllo, che permette di attivare e disattivare rapidamente alcune delle principali funzioni. Abbiamo un nuovo multitasking, abbiamo la nuova ricerca Spotlight, che è accessibile facendo uno swipe verso il basso, ed abbiamo Siri, che anche in questo caso è stata rinnovata soprattutto per quanto riguarda la voce, che ora è decisamente più naturale ed offre anche tutta una serie di nuove funzionalità, come ad esempio la possibilità di attivare o disattivare Wi-Fi Bluetooth oppure leggerci i tweet e le email. L'iPad mini rende possibile chiamate e videochiamate utilizzando l'applicazione FaceTime, sfruttando o la rete 3G in caso di iPad mini con connettività 3G, oppure tramite la rete Wi-Fi. Chiamate e videochiamate, così come messaggi tramite iMessage, che sono possibili solo verso altri device basati su iOS oppure verso computer Mac. Abbiamo poi, per quanto riguarda l'email, un ottimo client che ci permette di gestire ottimamente caselle IMAP, POP ed Exchange, possibile la visualizzazione dei messaggi in HTML con possibilità di pinch out completo per avere la panoramica. Facendo uno swipe verso destra si accede alla vista di tutti i messaggi che abbiamo ricevuto, un secondo swipe ci permette di accedere alle varie caselle con possibilità di modificare la vista delle funzionalità che vogliamo visualizzare. Per quanto riguarda invece la tastiera, abbiamo la classica di iOS 7, decisamente molto comoda, veloce da utilizzare e molto comoda anche quando utilizziamo il tablet con due mani, perché è possibile suddividerla in due e addirittura decidere l'altezza dove posizionarla, decisamente molto bella e comoda da utilizzare. Presente anche il sistema di dettatura vocale, che però è unicamente possibile sotto copertura Wi-Fi, con anche il riconoscimento della punteggiatura. Per quanto riguarda il browser web, abbiamo l'ottimo Safari, che permette una navigazione decisamente molto piacevole, caricamento delle pagine molto rapide. Proviamo ad aprire qualche pagina, apriamo ad esempio il Corriere, tutti i siti sempre abbastanza pesanti che vengono caricati, in questo caso siamo sotto copertura LTE, vengono caricati decisamente in maniera molto rapida, anche la navigazione risulta sempre molto fluida. Apriamo anche Repubblica, vediamo i tempi di caricamento. Ricordo la copertura LTE, quindi siamo decisamente molto veloci. Apriamo anche The Verge, sito decisamente pesante, anche in questo caso vediamo l'avanzamento è molto rapido, molto molto rapida, fluida la navigazione, nessun tipo di indecisione o di impuntamento, molto piacevole. Tra l'altro il display Retina rende possibile la lettura di caratteri molto piccoli anche senza la necessità di effettuare un doppio tap per lo zoom, quindi una navigazione internet decisamente molto molto piacevole.
Passiamo alla multimedialità, apriamo la fotocamera, quella posteriore una 5 megapixel con sensore BSI, un obiettivo a 5 elementi con apertura del diaframma f2.4. È possibile registrare video unicamente in formato full HD a 1080p con stabilizzatore video digitale, rilevamento dei volti, zoom video e messa a fuoco e controllo dell'esposizione con un tocco. Tenendo premuto il dito sul display è possibile attivare il blocco della messa a fuoco e dell'esposizione. Per quanto riguarda invece le fotografie, possono avere una risoluzione massima di 1936x2592 pixel, quindi in formato 4 terzi, oppure se scegliamo il rapporto 1:1 con una risoluzione da 1936x1936 pixel. È possibile anche l'attivazione dell'HDR e lo scatto continuo tenendo premuto il dito sul display. Non è uno scatto comunque molto molto rapido. Per quanto riguarda invece la fotocamera anteriore, abbiamo una 1.2 megapixel sempre con sensore BSI, rilevamento dei volti e con possibilità di registrazione video in formato HD a 720p. Per quanto riguarda la qualità delle foto, questa è un'altra delle cose che mi è particolarmente piaciuta perché ripeto, si tratta comunque di una fotocamera da 5 megapixel che comunque permette di scattare delle foto sicuramente di buona qualità, superiore decisamente ad altre fotocamere da 5 megapixel anche presenti su diversi smartphone. Mi è piaciuta molto la qualità delle macro e mi è piaciuta molto anche la qualità dei video, che sono decisamente molto molto belli, e lo stabilizzatore video funziona in maniera egregia. Questo ad esempio è il video che abbiamo registrato, trovate comunque la versione completa sulla pagina di Telefonino. Ve le faccio vedere giusto qualche secondo. Qui è possibile ad esempio apprezzare lo stabilizzatore di immagine. Comunque, ripeto, sicuramente un comparto fotografico all'altezza comunque del resto delle funzionalità. Solitamente noi col tablet difficilmente lo utilizziamo come fotocamera principale, però ripeto, come nel caso dell'iPad Air, quando ci sarà la necessità di scattare qualche foto ed abbiamo con noi solo questo iPad mini, sicuramente faremo delle foto di qualità più che sufficiente. Per quanto riguarda il player video, abbiamo la possibilità di riprodurre nativamente filmati in MP4, M4V e MOV, sia in HD che in Full HD. Per la riproduzione di altre tipologie di file è necessaria una preventiva conversione tramite iTunes. Tuttavia consiglio sempre di installare applicazioni di terze parti per la riproduzione di video, come ad esempio l'ottimo VLC Player, che ci consente di trasferire filmati tramite Wi-Fi senza passare per iTunes e di riprodurre un'ampia gamma di file multimediali, compresi anche i DVX e gli MKV. Per quanto riguarda invece il player audio, abbiamo il classico player musicale di Apple che ci permette di gestire playlist, visualizzare brani per artista, album e così via, e che offre un'ottima qualità audio sia tramite le due potenti casse stereo sia tramite il jack audio da 3.5 mm. Proviamo ad ascoltare un brano, vi faccio sentire la qualità delle casse. Come avete potuto ascoltare, quindi sia le tonalità alte ma anche quelle basse sono decisamente ben riprodotte. Non abbiamo la qualità dell'iPad Air, ovviamente parliamo anche di dimensioni un po' diverse, comunque qualità audio decisamente molto buona anche per ascolto tramite casse stereo. Per quanto riguarda invece le applicazioni che sono nativamente presenti, oltre
opposte a quelle classiche di iOS, quindi mappe piuttosto che orologio, note, promemoria e photoboot, che offre una serie di effetti in tempo reale. Con l'acquisto dell'iPad mini con display retina, come accade su tutti gli altri device iOS 7, Apple offre gratuitamente sia la suite di applicazioni iWorks, quindi Pages, Keynote e Numbers, sia l'applicazione iLife, quindi iPhoto, GarageBand e iMovie. Presente anche iBook, che rende davvero il massimo su questo iPad mini con display retina, che io credo che sia decisamente molto comodo da utilizzare anche per la lettura di libri in formato digitale, grazie soprattutto alla definizione del display, che rende la lettura sempre molto comoda, sempre molto piacevole soprattutto. Per quanto riguarda invece i giochi, vi faccio vedere giusto qualcuno. Proviamo ad aprire GT Racing 2, vediamo anche l'utilizzo di questo iPad mini come console di gioco, decisamente molto indicato in questo caso rispetto a device dal diagonale superiore. Qua siamo proprio all'inizio, mettiamo, scegliamoci questa bellissima Alfa Mito, la compriamo, magari. Enter the campaign. Select a race bracket. Choose from one of the available races. Boosts only apply bonuses to the current race. Use performance boosts to smoke the competition. All you need to do is make it to the podium. Proviamo. Non vi assicuro niente di buono, però non dovrei fare proprio così pena. The perfect line shows you the best route and speed. La qualità del gioco è decisamente molto buona, si vedono anche questi, mi piacciono molto questi riflessi del sole che non ho trovato in nessuna versione per Android o per altre piattaforme, solo sulle versioni per iOS è possibile la visualizzazione di questo tipo di riflessi. Ci starei ore a giocare. Vabbè. Usciamo, quindi anche una parte ludica decisamente all'altezza. Vi faccio vedere giusto questo giochino, che tra l'altro è quello che è stato mostrato anche nel corso della presentazione, che è Clumsy Ninja, molto divertente. Mio figlio praticamente è diventato possessore dell'iPad con questo gioco. Molto simpatica l'interazione e le possibilità che ci sono di interazione con il personaggio. In questo caso si tratta di istruire un piccolo ninja dalle prime armi fino a farlo diventare un abile combattente. Comunque, ripeto, una parte ludica decisamente elevata, quindi che rendono decisamente interessante l'acquisto di questo iPad mini anche per chi ama il gioco, oltre a tutta le altre possibilità offerte da questo iPad mini con display retina. Ma veniamo alle conclusioni. Il nuovo iPad mini con l'aggiunta del display retina e con l'arricchimento di tutta la parte hardware si conferma, a mio avviso, il miglior prodotto nel suo segmento di tablet, quindi parliamo dei 7-8 pollici. Ovviamente parliamo anche di prezzi un po' più alti del solito, quindi si parte dai 389 euro della versione 16 giga solo wifi per arrivare addirittura ai 779 euro della versione 128 giga wifi più cellular. Ripeto, sono prezzi decisamente più alti rispetto ai concorrenti, tuttavia come di consueto è sempre giusto ricordare che abbiamo anche una qualità costruttiva decisamente molto elevata, materiali anche più nobili di quelli che sono utilizzati in altri tablet. Abbiamo anche il valore aggiunto di tutta questa serie di notevoli di applicazioni che sono disponibili e che sono state realizzate appositamente per l'iPad, parliamo di circa
475.000 applicazioni, quindi non semplici allargamenti di applicazioni per smartphone alle dimensioni più ampie, ma applicazioni appositamente scritte, appositamente progettate per questo tipo di display. Inoltre anche mi sento anche di ribadire lo stesso concetto, lo stesso discorso che ho fatto per l'iPad Air. Con iPad Mini abbiamo comunque un tablet che difficilmente diventerà ben presto obsoleto, quindi potremo sicuramente utilizzare per diversi anni, che verrà aggiornato sicuramente per diversi anni. E non ultimo, ha anche una rivendibilità decisamente superiore ai prodotti concorrenti. Anche se decidessimo tra un annetto di volerlo rivendere, avremo sicuramente una base da cui ripartire per acquistare un altro prodotto, cosa decisamente poco probabile con prodotti concorrenti. Quindi in definitiva ritengo l'iPad Mini uno dei prodotti più validi attualmente presenti sul mercato per quanto riguarda appunto il segmento dei tablet 7-8 pollici. Per telefonino.net, Antonio Monaco.